Ben ritrovati ai Fatti in diretta. Prima di aprire l'ampia pagina della cronaca, ci colleghiamo subito con il nostro inviato Agostino Pantano, che si trova a Reggio Calabria, davanti a Palazzo Campanella, dove sta per iniziare l'assemblea dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che protestano contro i vincoli imposti dal decreto Madia e chiedono un intervento alla politica regionale e nazionale affinché si avvii un concreto processo di stabilizzazione. Intanto però, Agostino, visto che oggi pomeriggio alle 14 c'è il Consiglio regionale, si profila il ritorno nell'assise al posto di Mario Magno di Nazareno Salerno. Volevamo capire se Nazareno Salerno, che lo ricordiamo era stato arrestato e poi scarcerato nel contesto dell'operazione denominata Robin Hood, si è fatto vivo. Sì, buongiorno. Per il momento Nazareno Salerno non si è materializzato nelle sale del Consiglio regionale, ma il sito internet istituzionale del Consiglio regionale lo dà ovviamente reintegrato nel gruppo di Forza Italia insieme agli altri due componenti. Ovviamente c'è attesa perché, come dicevi tu, la legge Severino prevede che un consigliere regionale, quando è stato sospeso, nel momento in cui ritorna a piede libero, possa rientrare tra i banchi del Consiglio regionale. Quindi la seduta di pomeriggio è importante per capire se tornerà oppure se varrà il precedente. Antonio Rappoccio, ti ricordi, anche lui consigliere regionale finito nelle maglie della giustizia, che appena reintegrato ha rinunciato allo scranno e si è dimesso dal Consiglio regionale. Ma oggi il Consiglio regionale è assetto variabile perché diverse sono state le sentenze, i pronunciamenti del potere giudiziario che hanno modificato la composizione. È importante anche perché si procederà anche all'elezione del segretario questore. Il segretario questore era Giuseppe Graziano, anche lui ha dovuto lasciare il Consiglio regionale a seguito della sentenza della Corte d'Appello che ha determinato l'ineleggibilità di Graziano, e al suo posto ovviamente oggi siederà Gianluca Gallo nel gruppo della Casa delle Libertà. Per ora, Pietro, appunto, in attesa dell'assemblea dei lavoratori precari che si terrà proprio qua, ti restituisco la linea in attesa appunto che cominci questa assemblea. Grazie Agostino. Ricordiamo Nazareno Salerno coinvolto nell'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro riguardo le presunte truffe che si sarebbero consumate in danno del cosiddetto credito sociale, che doveva insomma finanziare i poveri, e invece queste risorse sarebbero state incanalate in tasche ben individuate dalla magistratura. Nel frattempo però apriamo la pagina, lo dicevamo, la pagina della cronaca, perché questa mattina i carabinieri del gruppo di Gioia Tauro e di Locri insieme hanno messo a segno quella che è stata definita come l'operazione Green Gold. Si tratta di una indagine che ha portato all'arresto di 9 persone, 7 uomini e 2 donne, accusate a vario titolo di rapina, furto, ricettazione e altri delitti in materia di armi e stupefacenti. I 7 destinatari avrebbero fatto parte di una banda che avrebbe operato a cavallo tra la piana di Gioia Tauro e la Locride, e le indagini sono state originate da una rapina a mano armata che si è consumata in una gioielleria di Taurianova nel settembre del 2016, quando 6 uomini fecero irruzione e asportarono denaro e monili per circa 45.000 euro. I carabinieri hanno accertato come questa stessa banda avesse messo a segno numerose altre rapine sin dall'aprile fino all'aprile del 2017 tra Polistena, Cittanova, Taurianova, Cinque Frondi e San Giorgio Morgeto, e avrebbe incamerato addirittura un bottino, pensate, di 500.000 euro. Una banda che aveva un proprio capo, tra l'altro vedete anche queste immagini che sono molto eloquenti, vediamo rapine molto molto violente consumate, ecco, con grande cattiveria da questi uomini, però questa è una banda che vedeva oltre un capo riconosciuto, Velio Borgese, classe 1984, altri componenti che assumevano dei ruoli ben precisi, chi fungeva da vedetta, chi seguiva materialmente la rapina, chi guidava le automobili. E un ruolo particolare avevano soprattutto le donne, che entravano nelle gioiellerie, si fingevano acquirenti, distraevano gli esercenti, talvolta si presentavano, si profilavano addirittura come veri e propri basisti. In un caso una delle
donne finite agli arresti domiciliari, avrebbe addirittura fatto da basista nel negozio di abbigliamento nel quale lavorava, un negozio gestito da commercianti cinesi che furono anche intimiditi in quel contesto con le esplosioni di colpi d'arma da fuoco. Ma vediamo l'elenco delle persone che sono state attinte questa mattina da misura cautelare. Si tratta di Velio Borgese di Polistena, Luigi Commisso di Gioiosa Ionica, Francesco De Domenico di Locri, Simone De Luca di Gioiosa Ionica, poi Raffaele Ferrazzo di Cinque Frondi, Romina Laversa di Rizziconi, Angelo Tarse di Cittanova, Carmelo Tavernese di Polistena e Lorena Tavernese, anch'ella di Polistena. Anzi, abbiamo le foto segnaletiche che ci sono state concesse, insomma, dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro e di Locri. Ribadiamo il concetto che, insomma, tutti sono innocenti fino a prova contraria, però qualche immagine, qualche fotogramma, qualche ripresa agli atti di questa inchiesta l'avete vista, quindi se qualcuno poi dovesse riconoscere qualcuno di questi uomini nel contesto di altri episodi criminosi di cui, insomma, è stato vittima o testimone, può tranquillamente rivolgersi ai carabinieri e manifestare, ecco, ciò di cui si è accorto. E i carabinieri sono dati anche da fare nelle serre vibonesi. In particolare parliamo dei carabinieri della compagnia di Serra San Bruno, unitamente ai colleghi della stazione di Arena e dei vari reparti specializzati, parliamo del NAS, parliamo del NOE e del NIL, oltre che i carabinieri forestali di Fabrizia. Che cosa hanno fatto? Hanno scoperto come due imprenditori di 56 e 48 anni, entrambi residenti nel comune di Acquaro, dove hanno anche, posseggono un'azienda olearia, sversavano i liquami e tutti gli scarti di produzione all'interno, nell'alveo del fiume Mesima, il fiume Mesima che poi con il suo flusso d'acqua giungeva ad inquinare il Mar Tirreno. Ebbene, ad accorgersi di tutto questo è stato un volo tattico dei carabinieri del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, che appunto nel corso di una perlustrazione hanno notato questa chiazza di colore scuro sul Tirreno, hanno risalito l'intero fiume Mesima e sono arrivati a scoprire come questi due imprenditori si disfacessero appunto degli scarti di lavorazione. Ed ecco queste eloquenti immagini, il fiume, l'alveo del fiume inquinato da questi scarti di lavorazione olearia. E andiamo avanti, perché ieri l'avete visto, insomma l'avete detto stamattina sui giornali, anzi vediamo qualche titolo di giornale. Denis intanto è stato ucciso, la nostra videografica. Questo è la provincia di Cosenza, la perizia non lascia dubbi, Denis Bergamini è stato soffocato. Andiamo al quotidiano del Sud, è stato asfissiato con una busta, soffocamento soft è l'ipotesi avanzata dai medici legali, illustrati ieri in aula nel corso di una udienza camerale al Tribunale di Castrovillari davanti alla GIP di Castrovillari Teresa Riggio, le risultanze di questa superperizia targata a Bolino. Si sono confrontati anche i periti di parte alla presenza dei legali delle parti in causa, quindi non solo i legali della famiglia Bergamini, in particolare rappresentato dall'avvocato Fabio Anselmo, affiancato dalla consulente medico-legale Pietro Antonio Ricci, ma anche i legali e i consulenti medico-legali degli indagati. Si tratta, lo ricordiamo, di Isabelle Internò, l'ex fidanzata del calciatore che perse la vita il 18 novembre del 1989 nei pressi di Roseto Capospulico lungo la strada statale 106, e parliamo ovviamente di Raffaele Pisano, cioè l'uomo che era alla guida del camion che travolse il corpo di Denis, corpo di Denis che sarebbe stato gettato, anzi lasciato, adagiato sull'asfalto, secondo quanto si è stabilito ieri nel corso di questa udienza camerale, nel contesto di quello che sarebbe stata un'autentica messa in scena proprio per nascondere attraverso il suicidio l'omicidio. Ma intanto ascoltiamo le interviste che sono state realizzate dal nostro inviato a Castrovillari, Salvatore Bruno, iniziando appunto dall'avvocato Fabio Anselmo. Siamo molto soddisfatti, possiamo dire tranquillamente che Denis Bergamini è stato ucciso prima di essere scoricato sotto il camion. Quindi l'ipotesi asfissia è confermata? Assolutamente sì, diciamo che questo esito ha dato contorni più netti rispetto a quelli che aveva già dato la perizia, in quanto certe frasi che potevano essere interpretate in maniera ambigua sono state ben spiegate invece che avevano un significato univoco. Si va a processo?
Beh, noi riteniamo di sì, è chiaro che questo dipende dal procuratore, non da noi. E non saranno due indagati? Gli imputati? Questo non posso dirlo in questo momento, sinceramente questo dipende ancora dal procuratore, non da me. Senta, lei ha detto che Bergamini è stato coricato sotto il camion. Esattamente quello che hanno detto i periti. È esattamente quello che l'hanno detto. Cioè la perizia è inattaccabile? Assolutamente, noi riteniamo che sia assolutamente inattaccabile. Si è provato a contestare l'uso della glicoforina da parte della difesa dell'imputato su cadaveri datati. Ci si dimentica che sul caso Cucchi, che è un cadavere datato di 8 anni, è stata usata dagli stessi consulenti della difesa la glicoforina, quindi diventa arduo per loro contestare questo. Senti, la sola Internò avrebbe potuto coricare Bergamini sotto il camion? Questo no, io non posso rispondere. E adesso qual è il prossimo passo? Il prossimo passo, il fascicolo torna nelle mani del procuratore, il quale, quando riterrà esaurite le indagini, noi auspichiamo che darà rinvio a giudizio. Io credo che il procuratore abbia altre carte da giocare e un altro pochino di lavoro da fare. Però siamo molto fiduciosi, questo è un passo estremamente importante. Diciamo, già eravamo contenti della perizia, da questo esame siamo ancora più soddisfatti. E allora, erano le parole dell'avvocato Fabio Anselmo, però i cronisti dicevano correttamente, ma Isabella Internò, qualora avesse compartecipato davvero a questo omicidio, sarebbe stato in grado di soffocare e poi di adagiare sulla carreggiata il corpo così virile, così atletico, così forte di Denis Bergamini? È evidente che a tutto questo, se omicidio è stato e questa perizia mette una pietra miliare nel contesto di questo giallo, evidentemente ci dovrebbero essere su quella scena più uomini. Quindi è questo che bisognerà scoprire nel proseguo delle investigazioni e risalire a quello che successe dalle 16.30 del 18 novembre del 1989, quando dalla Cinema Garden di Cosenza il calciatore della Cosenza lasciò i compagni e si allontanò insieme alla fidanzata, l'ex fidanzata Isabella Internò, a bordo della sua Maserati, dirigendosi ad oltre 100 km di distanza. Poi la sera, il dramma che si consumò nei pressi di Roseto Capospulico, l'allarme e però la prima perizia sul corpo senza anima e senza vita del povero Denis Bergamini fu effettuata soltanto 50 giorni dopo. Questo è un elemento sintomatico del fatto che sin dall'inizio molte cose nella conduzione delle indagini furono sbagliate, errori che adesso, a distanza di 28 anni, quest'uomo, Eugenio Facciolla, prova a riparare. Cosa è emerso e che cosa si aspettava da questo incidente probatorio? L'incidente probatorio ovviamente si è svolto a camere in udienza chiusa, a porte chiuse, e quindi il risultato è riservato. Certo sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto, di quello che è stato fatto finora, di quello che hanno fatto i periti del giudice, oltre che i miei consulenti. Quindi un lavoro egregio, un lavoro davvero eccellente dal punto di vista scientifico, un grosso passo avanti. Quindi secondo lei si può arrivare a un processo, se si dovesse arrivare a un processo, è soddisfatto di quello che ho emesso oggi? Siamo in piena fase di indagini preliminari, quindi questo vi fa capire che non si può parlare né di cosa si sta facendo né di quello che si farà. Ci può dire finita l'udienza, guardiamo avanti. Ci può dire se ci sono altri indagati? Arrivederci, buona giornata. E allora, come intende affrontare il processo? Perché possiamo dire, benché siamo nella fase delle indagini preliminari, di processo già si può parlare, Isabella Internò. Bene, ieri il nostro inviato Salvatore Bruno ha provato a intercettare prima e dopo l'udienza camerale l'avvocato Angelo Pugliese, un avvocato importante che però prima dell'udienza ha detto chiaramente: non ci aspettiamo nulla di buono, una battuta serafica glaciale che noi abbiamo catturato. Vedremo. Vedremo? Nulla di buono. Nulla di buono? Vale. Sì.
Nulla di buono, dice l'avvocato pugliese. L'avvocato pugliese che non ha inteso concedersi ai microfoni neppure dopo l'udienza. Guardiamo. Avvocato? Avvocato? Com'è andata? Leggerete. Non ha commenti da fare? Assolutamente no. Chi aveva ovviamente un'altra faccia, un altro temperamento a margine di questa udienza era ovviamente Donata Bergamini, che dopo così tanto tempo corona la sua battaglia. Ascoltiamo Donata. Oggi ovviamente è stato fatto quello che doveva essere fatto allora, quindi sono soddisfatta. Sono soddisfatta, sì. Beh, è chiaro che comunque si tratta di una morte, si tratta di una morte negata per 28 anni e quindi uno non può, credo, esprimersi in un modo diverso. Ma sono molto soddisfatta per il lavoro che hanno fatto i periti e anche per le spiegazioni che hanno dato. La verità è vicina? La prima verità è già arrivata perché mio fratello l'hanno soffocato. Adesso aspettiamo le altre. E ha manifestato, ha provato, come dire, a mostrare serenità invece l'avvocato Domenico Malvaso, che è l'avvocato, il legale di Raffaele Pisano. Ascoltiamo l'avvocato Malvaso. Avvocato, com'è andata? Non ci voglio ora, un po' stanchi. È andata bene, come doveva andare? Come doveva andare? Un incidente probatorio lungo. Un incidente probatorio, sentendo dei consulenti che hanno riferito la loro versione scientifica di quello che è successo, la quale ci trova in parte d'accordo e in parte no. E qual è la parte dove non vi trova d'accordo? Le conclusioni che hanno fatto, in alcune parti no, però lo giustificheremo e lo spiegheremo nell'opportuna sede. Buona continuazione a tutti. E le opportune sedi ovviamente sono quelle del dibattimento che si profila all'orizzonte, benché le indagini siano aperte. Adesso il fascicolo torna al procuratore Facciola, che dovrà completare le indagini e poi si arriverà alla conclusione. Intanto però ieri era presente a margine di questa udienza anche Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi, che ha inteso manifestare la sua vicinanza così ad un'altra sorella ferita dal tempo e dalla giustizia, appunto Donata Bergamini. Ilaria Cucchi. 28 anni sono un'enormità, sono una vita. Io ero una ragazzina e ad oggi sono qui al fianco di Donata, emozionata per questo momento così importante che in qualche maniera mi ricorda quello che sto attraversando io assieme alla mia famiglia. Per noi sono passati solo 8 anni, dico solo, e già 8 anni sembrano tantissimi, eppure anche per noi siamo finalmente ad una svolta. La verità sulla morte di mio fratello Stefano Cucchi e per anni ed anni è stata negata in un processo che era di fatto e a tutti gli effetti un processo al morto, come lo definisco io. Grazie alla Procura di Roma, come a Castrovillari, grazie alla Procura e al dottor Facciola, grazie al lavoro prezioso, importante, che ci dà la forza di andare avanti e di continuare a crederci nonostante tutto, dell'avvocato Fabio Anselmo, siamo qui e possiamo finalmente sperare che Dennis, come Stefano e come speriamo tanti altri, possano vederla riconosciuta la giustizia e, se non altro, la verità, finalmente, che è già una parola grande su quanto gli è accaduto. E allora, grazie al nostro Salvatore Bruno, un lavoro encomiabile anche ieri a Castrovillari, e noi cambiamo argomento. Torniamo a Reggio Calabria, dove c'è il nostro inviato Agostino Pantano. C'è la grande protesta della Unione Sindacale di Base, che sostiene i diritti di LSU ed LPU. Un diritto, quello che rivendicano, che si chiama stabilizzazione. Agostino. Sì, allora Pietro, di nuovo in diretta dal Consiglio regionale, perché il problema dei calabresi non è oggi solo quello del presunto malaffare che ha portato in carcere prima e ai domiciliari dopo il consigliere regionale Nazareno Salerno, il quale è stato reintegrato e oggi pomeriggio dovrebbe partecipare alla seduta, ma un altro problema grosso, impellente, è quello del lavoro. Dicevi bene, si avvicina
la scadenza elettorale e come al solito si torna a parlare di LSU e LPU, questo esercito di lavoratori precari che tengono aperti molto spesso gli uffici pubblici, i municipi. L'USB, l'Unione Sindacale di Base, è un sindacato rosso, un sindacato radicale. Oggi è una giornata importante perché per due motivi. Il primo, terranno un sit-in a partire dalle 14, quindi in coincidenza più o meno con la seduta del Consiglio regionale, proprio qua allo spiazzo, sullo spiazzo diciamo di Palazzo Campanella. E poi tenteranno di incontrare il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio e quello del Consiglio regionale Nicola Irto, perché c'è una novità, il decreto Madia finalmente probabilmente stabilisce la stabilizzazione di questi lavoratori, però c'è qualcosa che deve fare la Regione, con noi una delegazione tra cui Aurelio Monte. Ora, che cosa deve fare la Regione a partire dalla stabilizzazione garantita dal decreto Madia? E allora la Regione deve mantenere gli impegni che aveva assunto con i lavoratori nel momento che aveva iniziato a fare il contratto a tempo determinato, e cioè quello di avere poi le risorse e le deroghe necessarie, come abbiamo avuto fino ancora al 2017, per poter effettuare le stabilizzazioni. Queste deroghe sono fondamentali, perché altrimenti non riusciamo ad uscirne fuori, perché abbiamo parecchi comuni in dissesto e predissesto in Calabria e che quindi non sono nelle condizioni di poter stabilizzare questi lavoratori, cioè non ci sono le deroghe che abbiamo avuto fino ad ora. E poi quello che chiediamo alla politica regionale e nazionale, che le risorse che sono state utilizzate fino ad ora, così come prevede il decreto Madia, devono essere storicizzate. E quindi noi chiediamo l'intervento immediato da parte della politica calabrese affinché tutto questo possa avvenire. Allora, noi da osservatori però ci chiediamo, non è che è la solita promessa elettorale della politica in qualche modo, cioè ora voi oggi il sit-in tenterete di far sentire la vostra voce, ma si può sottrarre la Regione da questo obbligo di cui voi parlate? No, secondo me non si può sottrarre, perché gli impegni che sono stati presi erano questi, cioè che la Regione avrebbe fatto questi contratti a tempo determinato fino al 2017 e che poi è disponibile a storicizzare le risorse, quindi i 38 milioni della Regione, per fare in modo che questi lavoratori possano essere stabilizzati. Allora Aurelio, noi la vediamo, insomma, lei è un LSU, diciamo un precario della pubblica amministrazione calabrese, e l'età insomma è prossima alla pensione. Dopo quanti anni lei di lavoro precario nella pubblica amministrazione? Lei è di Melito Portosalvo, quindi qui Reggio Calabria. Dunque, io ho fatto 20 anni di lavoro precario, quindi come LSU, senza aver versato i contributi e senza avere nessun diritto. Da 3 anni abbiamo questo contratto a tempo determinato, e questo dobbiamo dire che io sono tra gli anziani, ci sono anche molti giovani che la pensione se la possono sognare se non hanno un contratto regolare e quindi magari venire riconosciuti anche i contributi come LSU e LPU, perché alla fine io se vado in pensione fra 3 anni, 4 anni la mia pensione sarà la pensione sociale. Allora le faccio una domanda che è un po' una provocazione: chi è l'assessore regionale al lavoro oggi in Calabria? L'assessore regionale oggi al lavoro è l'assessore Roccisano, che ha la delega al lavoro. Allora è d'obbligo, com'è la relazione, il rapporto con la Regione, com'è stato fino adesso? Ci sono state promesse, ci sono state applicazioni, ci sono state illusioni? E allora, per quanto ci riguarda, come USB, l'approccio con la Regione Calabria è sempre stato pessimo, anche perché la Regione Calabria è sicuramente un sindacato come l'USB, che è un sindacato che non è abituato ad abbassare la testa e quindi a rivendicare i diritti dei lavoratori, non fa comodo, perché è un sindacato che cerca in tutti i modi di far capire alla Regione Calabria quali sono le prospettive che hanno questi lavoratori e quali sono le conseguenze a cui questi lavoratori vanno incontro, non vanno bene. Forse loro hanno bisogno di sindacati più morbidi, e quindi è per questo che con noi molto spesso ci chiudono le porte e siamo costretti ogni volta a venire a fare presidi a sit-in, perché non riusciamo ad avere un dialogo con la Regione Calabria, anche se noi come USB abbiamo sempre dato la nostra disponibilità ad Oliverio anche dal primo giorno che è stato nominato governatore, dove gli abbiamo detto chiaramente come si poteva fare per arrivare a fare il contratto a tempo determinato, e ci siamo riusciti. Io posso dire soltanto una cosa, perché io sono coerente e cosciente con quello che dico. Oliverio si è
messo, voglio dire, in una situazione un po' anomala, perché se Oliverio non cerca il dialogo con le organizzazioni sindacali che conoscono la materia, perché ormai noi è da 20 anni che siamo sul pezzo degli LSULPU e quindi la conosciamo. Noi abbiamo avuto parecchi incontri anche alla funzione pubblica e da marzo che stiamo seguendo la partenza alla funzione pubblica per cercare di far inserire la questione degli LSULPU della Calabria, e ci siamo riusciti come organizzazioni sindacali con una grossa manifestazione che abbiamo fatto a Roma, dove la funzione pubblica, diciamo, che ha risposto positivamente a quelle che erano le proposte dell'USB. Ma se a queste proposte dell'USB alla funzione pubblica adesso non ci saranno tutti gli atti necessari da parte della politica nazionale per la storicizzazione dei 50 milioni che abbiamo utilizzato fino ad ora e della Regione Calabria per i 38 milioni, perché non si spiega perché nel contratto a tempo determinato è possibile avere delle deroghe, poi nel momento che arriviamo per avere l'assunzione a tempo indeterminato queste deroghe non è possibile averle. Noi è questo che chiediamo, impegni precisi e seri. Se la Regione vuole fare un percorso insieme a noi, noi siamo pronti a collaborare e arrivare a una soluzione definitiva, altrimenti ognuno poi si regola di conseguenza. Agostino, allora, Pietro, voglio capire intanto quanti sono i lavoratori che sono interessati a questa. Agostino, quanti sono i lavoratori che sono interessati a questa vertenza? Sì. Che mansioni svolgono soprattutto? Perché il comunicato dell'USB dice che questi svolgono dei ruoli fondamentali nella macchina amministrativa di diversi comuni, anzi l'opera dei comuni si regge quasi esclusivamente solo sugli ex lavoratori LSULPU. Allora, noi ci chiediamo, in questi anni il bacino degli LSULPU è diminuito, diciamo, i numeri quali sono della vertenza? E soprattutto se questa stabilizzazione riguarda in maniera specifica i lavoratori dei comuni oppure anche di altri enti? No, al 90% sono tutti lavoratori dei comuni. In questi anni il bacino si è assottigliato, adesso siamo 4.800 e bisogna dirlo e ribadirlo che questi lavoratori ormai fanno dei lavori fondamentali presso gli enti. Se tutti i sindaci dicono la stessa cosa, cioè se non ci sono gli LSULPU devono chiudere i servizi, evidentemente questi lavoratori sono indispensabili. Quindi noi non è che stiamo chiedendo niente di favoritismo, stiamo chiedendo semplicemente che il nostro lavoro venga riconosciuto così come è previsto dalla Costituzione. Noi stiamo svolgendo un lavoro essenziale per i comuni, senza l'apporto degli LSULPU, lo ripeto, molti comuni possono chiudere da domani mattina. Sì, e in effetti Pietro, l'incontro di oggi con Oliverio e con Irto potrebbe rappresentare una svolta dal punto di vista tecnico, giuridico, e il lavoro prezioso che fanno i precari di questi enti comunali, ma anche degli altri enti pubblici, è sotto gli occhi di tutti. E sono poche le famiglie calabresi che non hanno un familiare che presta questo servizio e sono pochi i calabresi che non si accorgano di piante organiche ormai risicate nei comuni e dell'indispensabile ruolo che hanno gli LSULPU. Aurelio, oggi l'incontro con Oliverio, dopo la stretta di mano, voi come sindacato radicale, come sindacato duro sulla vertenza, qual è l'atmosfera? In qualche modo Oliverio è anche un esponente di un partito di sinistra, anche se in questo momento è impegnato in una battaglia col governo nazionale per la sanità e il commissariamento. Cioè, anche questo da dire, le aspettative che avete rispetto comunque a un uomo di sinistra. No, essere di sinistra è una parola molto grossa, cioè essere di sinistra bisogna dimostrarlo con i fatti, cioè bisogna cominciare a fare politica di sinistra, bisogna cominciare a ragionare come veramente ragiona la sinistra. Se in Calabria ci sono queste condizioni e un governatore non riesce a risolvere, io di sinistra ne parlerei poco. Io credo che Oliverio debba capire una volta per tutte che se vuole veramente governare e dare risposta a questa regione deve iniziare a confrontarsi con tutti, non solo con gli amici o con chi ha interesse. Noi abbiamo assistito in questi giorni a una via crucis di Oliverio che andava a incontrare alcune sigle sindacali, faceva assemblee con un lavoratore, raccontava la sua parte senza avere un contraddittorio. Così non si fa la politica, è bella se si fa un contraddittorio. Devo dare atto a Scopelliti, che è stato l'unico che ha avuto il coraggio di fare un contraddittorio con i lavoratori, dove noi gli abbiamo detto chiaramente in faccia, Scopelliti, quello che pensavamo,
E se oggi abbiamo avuto i 50 milioni, i primi 50 milioni per le stabilizzazioni, li abbiamo avuti perché... No, non solo, scusa Pietro, mi veniva in qualche modo un corso ricorso storico, ma l'assessore al lavoro di Scopelliti era Nazareno Salerno, di cui oggi diciamo celebriamo il reintegro. E poi per dovere di cronaca dobbiamo dire, ovviamente no, nel rispetto là, della il fatto che fosse, Nazareno Salerno, il problema è che il problema non si è risolto, voglio dire, non l'ha risolto Scopelliti, non l'ha risolto Oliverio, che ogni tanto qualcosina di sinistra potrebbe pure farla, sì, per no, dirla no. Come nell'interesse ovviamente delle politiche sociali. No, ma c'è da dire pure, ad onor del vero, per dovere di cronaca, il sindacato, CGIL, UIL soprattutto, hanno realizzato la settimana scorsa una grande manifestazione davanti alla CGIL, allora no, davanti alla cittadella, non c'è bisogno anche di ricostruire in qualche modo anche il fronte sindacale. Ma ricostruire il fronte sindacale, io credo che, come dicevo prima, noi siamo un sindacato scomodo, perché noi non abbiamo padroni e padroncini. Noi siamo un sindacato che il nostro motto è quello di difendere solo gli interessi dei lavoratori. Infatti il nostro si chiama sindacato di base perché? Perché parte dalla base. Chi vi sta parlando oggi fa attività sindacale, però è un ex LSU e quindi io porto, come dire, direttamente ai tavoli quelli che sono i problemi delle persone che ci vivono tutti i giorni come ci vivo io. Io oggi per venire qua ho dovuto lasciare il lavoro, prendere un'ora e mezza di permesso perché non ho agibilità sindacale, quindi noi facciamo un sindacato, come dire, gratis, senza andare ad avere nulla. Chi fa sindacato oggi invece è abituato ad altre cose, è abituato alle poltrone, è abituato a fare altre cose. Per questo noi siamo scomodi, perché noi non riusciamo a scendere a compromesso e non lo faremo mai. Il nostro compromesso è quello di difendere solo ed esclusivamente gli interessi dei lavoratori. Agostino, se la politica lo vuole capire, per la noi siamo fatti così e ci devono prendere per come siamo. Sì. Allora ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Un minuto di pubblicità e poi torniamo per concludere il collegamento con Reggio Calabria. Restate con noi. Cars, concessionaria, assistenza e vendita ricambi di R Motor, via Pontecrati 18, zona industriale, Castiglione Cosentino, Cosenza, telefono 0984 40 39 81, www.bluecars.it. Al sole, dalla terra, il grano volteggia nelle brezze al frusciar del vento, sentir mediterraneo, tra gli aromi, il sapore festeggia soave un profumo. Mezzogiorno, generoso, stringe di rosso un abbraccio. È passione. È la gioia del gusto, il trionfo dei sensi. Panificio Pastificio Colacchio. Dal 1970 produciamo il meglio. Panificiocolacchio.it. E allora torniamo a Reggio Calabria, del nostro inviato Agostino Pantano, che è davanti a Palazzo Campanella insieme ai rappresentanti dell'Unione Sindacale di Base, che ha promosso questa iniziativa di protesta dei ex lavoratori LSU e LPU che chiedono di superare i vincoli imposti dal decreto Madia e un impegno più concreto da parte della classe politica regionale e nazionale in vista di una loro stabilizzazione. Agostino, abbiamo due minuti per completare il collegamento e vi è per annuncio, insomma, che il collegamento sarà ripristinato nel corso del nostro telegiornale, durante il quale si daranno aggiornamenti non solo riguardo questa iniziativa, ma anche in vista del ritorno, insomma, in aula del Consiglio regionale e in particolare di Nazareno Salerno, che ricorderete fu arrestato nel contesto dell'operazione Robin Hood. Agostino.
Sì, allora due minuti per dire che sullo spiazzo dove siamo noi adesso tra poco comincerà questo sit-in organizzato dall'Unione Sindacale di Base, ma per dire che è un'avvertenza calda, insomma qui c'è con me uno dei lavoratori che parteciperà al sit-in, Agostino Attadia, lei ho scoperto poco fa, da dove viene stamattina? Io vengo da Rossano Calabro, provincia di Cosenza. E per venire qui ho fatto quasi 300 chilometri per venire a difendere i diritti di tutti i lavoratori. E allora, per dire che appunto la mobilitazione dell'Unione Sindacale di Base ha coinvolto, diciamo, tutta la regione. Allora, e per chiudere con Aurelio Monte, allora flash perché siamo in chiusura. Oggi questo incontro con Oliverio e Irto, qual è diciamo, la soluzione migliore in un flash? Cosa devono fare finito l'incontro? Devono iniziare subito un'interlocuzione col governo nazionale e con la funzione pubblica per decidere insieme come trovare queste risorse e come mettere in piedi le deroghe che servono per le stabilizzazioni. Ok, allora Pietro, come vedi... Purché la circolare emanata dal ministro Madia non diventi lo specchietto della Lodola per la campagna elettorale, bisogna fare quello che c'è scritto. E l'abbiamo detto questo. Allora, come vedi Pietro, nel restituirti la linea, ovviamente la prossima settimana Oliverio ha un'agenda fittissima a Roma, martedì incontra la ministra Lorenzin per il tema della sanità, i lavoratori dicono che inserisca anche questo tema dell'applicazione del decreto Madia. Per ora dal Consiglio regionale è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Agostino. Questa è una Calabria, una terra che ha bisogno di lavoro, che ha bisogno di risorse, una terra che, possiamo dirlo, nessuno si offende, è una terra affamata. Eppure succede quello che oggi Gazzetta del Sud, perché ci piace insomma fare un po' di rassegna stampa nel corso di questo nostro rotocalco, di buona, sana rassegna stampa. Ecco, vediamo il titolo di Gazzetta di oggi. Gli ex consiglieri Paperoni, questa è la nostra sintesi. Regione oltre 7 milioni all'anno per i vitalizi. Cifre pesanti in un territorio piegato da disoccupazione giovanile e precarietà. E hanno provato a reintrodurli. I vitalizi d'oro sono 144, i Paperoni calabresi. E adesso vi leggo anche qualche uno stralcio, insomma, del pezzo molto interessante di Alfonso Naso, mentre prego la regia di far scorrere i nomi degli ex consiglieri regionali e il loro vitalizio. Ecco, si parte da Sergio Abramo, tutti in ordine alfabetico, sono tutte cifre all'ordo che sono previste per ogni ex consigliere. Sono tutte somme all'ordo, scrive anche Alfonso Naso, e si spendono oggi oltre 7 milioni di euro ogni anno per chi ieri è stato eletto a rappresentarli. Calabresi che continuano a pagare, ma non è solo in Calabria che funziona così. E tra, insomma, le persone, tra i consiglieri regionali che hanno una maggiore, insomma, quelli che hanno introitano le maggiori risorse, i maggiori vitalizi, guardiamo, ecco, la infografica. Ci sono Antonio Borrello, Angelo Donato, Domenico Romano Carratelli, Sergio Scarpino, Ferdinando Giardini, Guido Laganà, Renato Meduri e Giuseppe Mistorni. C'è anche una notizia dell'ultima ora, la daremo insomma maggiori approfondimenti nel corso del nostro telegiornale. A Cosenza la Guardia di Finanza ha eseguito 7 misure cautelari personali nei confronti di 7 dipendenti della Regione Calabria. Sono indagati per truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico, non si presentavano in ufficio e facevano registrare la loro presenza attraverso la timbratura del badge di altri colleghi. Ulteriori particolari nel corso dell'edizione del nostro TG che seguirà. Parliamo di furbetti del cartellino beccati anche alla Regione. Un minuto di pubblicità, poi restate con noi e con la nostra informazione.